A voi tutti un cordiale saluto, bentornati su Napoli TV, al nostro appuntamento quotidiano dedicato al Covid, ma naturalmente ne parliamo non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto per quelle che sono le ripercussioni su tantissimi settori professionali e dunque dell'economia del nostro paese. Nello specifico, quest'oggi torniamo a parlare della crisi del mondo culturale, in particolar modo del mondo dello spettacolo. Sono tantissimi naturalmente gli operatori del settore che sono fermi ormai da troppi mesi, lo ricordiamo. Non c'è stata la riapertura dei teatri, non c'è stata la riapertura dei cinema, i concerti sono fermi e quindi di conseguenza potete immaginare che non sono soltanto coloro i quali sono sul palcoscenico a recitare e che conosciamo, insomma, come volti noti che in questo momento sono fermi, ma anche tutto l'indotto che vi è dietro questo straordinario mondo che rappresenta una fetta importantissima della nostra economia, anche e soprattutto in Made in Campania, perché lo sappiamo da sempre, la Campania è famosa nel mondo proprio per le sue arti e quindi per i suoi rappresentanti del mondo teatrale, cinematografico e musicale. Quest'oggi sono molto contenta di avere con noi in collegamento Francesco Scarano, che è un imprenditore del settore teatrale. Lui, infatti, è il proprietario del teatro Lendi, al quale do il buongiorno, ma che si occupa anche tra l'altro di ristorazione, ma questo lo diremo nel corso dell'intervista. Benvenuto Francesco, salve. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, come dicevo nel mio saluto iniziale, torniamo a parlare di un settore che purtroppo è fermo da ormai troppo tempo. Non c'è stata mai praticamente la riapertura, nonostante più volte si sia detto adeguatevi, piccole riaperture, potete partire con la campagna abbonamento, invece poi realmente i teatri non sono mai rientrati in funzione. È assolutamente vero quello che dici. C'è stata questa falsa ripartenza che, tra virgolette, ha dato anche un'illusione al nostro pubblico, perché qualcuno pensava che si potesse ricominciare, ma la realtà è che, diciamo, la premonizione negativa che io avevo immaginato alla fine si è rivelata realistica, perché in effetti c'è stato un altro brusco stop. Ed io fortunatamente sono tra quelli che non aveva messo in piedi la nuova stagione, lo avevo ipotizzato, diciamo, avevo tante ipotesi, tante idee, che però fortunatamente poi non ho messo in campo perché avrei soltanto illuso il pubblico, che poi si disorienta pure, perché poi noi che ci stiamo dentro sappiamo bene di essere fermi e che le prospettive sono abbastanza lunghe. Ma chi è fuori quasi ti fa la domanda: ma scusa, quando è che aprite? Perché non aprite? La risposta è anche quasi difficile da dare. Assolutamente. Tra l'altro, Francesco, questa è praticamente la seconda stagione perché la prima è stata bruscamente interrotta perché il tutto si è fermato lo scorso marzo, quindi tra febbraio e marzo a stagione inoltrata, quindi non avete potuto completare, immagino, la stagione artistica, quindi questa è la seconda che siete praticamente fermi. È la seconda che siamo fermi ed il teatro è per noi programmazione. Quindi spesso e volentieri degli spettacoli vengono scelti o vengono messi realizzati già un anno prima, se non 18 mesi prima. Quindi si inizia a ragionare. Ecco, quando c'è stato quel brusco stop di fine febbraio, inizio marzo, non dico che avevamo un po' tutti già le idee chiare sulla stagione 2020-2021, ma quasi. Cioè, Certo. i giochi si fanno molto, molto in anticipo. E quindi non solo si è fermi da un anno ormai, ma la problematica è che quando è che ci sarà una riapertura quanto più vicina alla normalità e che quindi ci consenta di programmare, che la programmazione non si può fare su delle ipotesi di riapertura o su delle ipotesi di numero di persone che possiamo mettere in sala, su restrizioni varie. Io immagino al teatro come un ritorno solo, cioè al teatro vero solo con il ritorno alla normalità. Io non riesco a vedere un teatro pieno a un terzo della sua capacità, un posto sì o un posto no. Io lo vedo solo ed esclusivamente pieno di gente che si entusiasma uno accanto all'altro, come era fino al 28 febbraio. Il teatro è fondamentalmente anche proprio socializzazione, oltre che intrattenimento, oltre che cultura. Tra l'altro voi avete attive anche delle scuole, diciamo, di recitazione di teatro, anche quelle si sono dovute fermare. Nel corso degli anni ce lo insegna proprio la storia del mondo dello spettacolo. Ci sono parecchie persone che sono riuscite
nella vita grazie appunto al mondo dello spettacolo, e venivano da situazioni in bilico, diciamo così, non proprio straordinarie dal punto di vista sociale. E quindi il teatro riesce, anche se non diventi necessariamente famoso, ma a toglierti spesso dalla strada, a darti anche culturalmente un peso maggiore, riesce a farti entrare in circuiti che eventualmente tu non avresti mai vissuto, racconta la storia anche di questo paese, ritornando, diciamo, partendo dagli inizi del Novecento, soprattutto fino ad oggi. Poi noi qui a Napoli, in Campania, abbiamo avuto dei mostri sacri, abbiamo ancora dei mostri sacri, che sol volendo diciamo recuperare tutti i lavori che hanno fatto loro, rivederli, imparare da quello che hanno fatto loro, già abbiamo un bagaglio culturale immenso. E quindi sì, un brusco stop a questo, ma anche alle persone, cioè il pubblico, ed io lo vivo personalmente perché le persone le incontro e quindi con loro mi interfaccio, so che cosa pensano. Il teatro è una delle fondamentali medicine già in un periodo di normalità, cioè il benessere che ti riesce a dare lo spettacolo dal vivo riesce a dartelo poche cose, cioè è un momento in cui la mente si riposa, ma allo stesso tempo riesce a catturare delle emozioni che in altri posti, in altri luoghi è difficile riuscire ad avere, sia in positivo che in negativo, perché il teatro, ecco, ce l'ha insegnato l'Edoardo di Castellitto, che ha fatto con Natale in Casa Pupillo, crea anche un dibattito, certo. Ben bene, che sia di scontro anche, diciamo, che sia positivo o negativo, alla fine crea un dibattito che poche realtà riescono a creare, il motivo, lo dicevi tu, di socializzazione. Francesco, vi sentite un po' bistrattati dal governo e dalle scelte, insomma, del governo in merito a quelle che sono state invece riaperture di altri settori, mentre per quanto riguarda appunto cinema e teatri, così come anche poi le palestre, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, sembrano un po' dimenticati, forse non vengono messi come priorità, come priorità, insomma, dei beni di consumo per la cittadinanza. Cosa ne pensi? C'è stata poca attenzione nei vostri confronti? Ah, sicuramente non si sopravvive con il teatro, ma si sopravvive col pane. Quindi è logico che i beni di prima necessità siano pane, latte, acqua e tutti i generi alimentari. Ma è vero pure che qui ci sarà un problema enorme che sarà di tipo psicologico. Cioè, quando tutto questo definitivamente finirà, la gente avrà un'enorme difficoltà a ritornare a stare insieme. Ed il teatro, anche per un benessere appunto psicofisico, sarà secondo me necessario. Quello che oggi può non intendersi come bene di prima necessità, probabilmente sarà indispensabile. Io lo annovererei tra le necessarie terapie da dover fare post-Covid, che ti abbia preso dal punto di vista fisico e quindi con le classiche problematiche che comporta, sfortunatamente, o anche solo da un punto di vista psicologico. Io a volte rivedo delle situazioni vissute un anno fa, dei filmati, dei video, e vedo la gente che si dà la mano, si abbraccia, si saluta con un bacio, e dico: ma che stanno facendo? Cioè, ma queste persone sono impazzite, ma come, perché si danno la mano? Non sanno che è vietato. Cioè, questa cosa qua, questo, diciamo, stare insieme, proprio attaccati uno all'altro, e dovrà essere superato nel miglior modo possibile. E i pensieri, le angosce, le ansie che questo periodo ha creato, io penso che non ci sia miglior modo che quello di vivere rilassandosi in modo spensierato, soprattutto vedendo un concerto, seguendo uno spettacolo, qualsiasi sia. E il non essere fondamentali un po' ti fa arrabbiare, perché ovviamente tu che ci stai dentro lo sai bene che invece il teatro, per una questione di indotto lavorativo, ma anche per altro, per tanti validissimi motivi, che se vogliamo elencare questa intervista dovrebbe durare mezza giornata, invece lo è fondamentale, e lo è tanto.
Ci siamo tutti un po' emozionati quando abbiamo visto riaccendersi, anche se per poco, le luci del tuo teatro a Natale, in occasione del non concerto di Natale di Andrea Sannino, che insomma ricordiamo è stato ospitato, la location di quel bellissimo spettacolo era proprio per l'appunto il tuo teatro. Ci ha fatto un attimo emozionare di vivere una situazione che non vivevamo da tanto tempo, seppur tuttavia la tristezza di avere comunque un teatro vuoto. Sì, però io ho sposato appieno l'idea che Andrea con Claudio Amalfi mi hanno appunto proposto, perché in quel caso, diciamo, è stato prima una sorta di docufilm, quindi il teatro era parte integrante di un documentario che raccontava un periodo, non a caso il non concerto, quindi quasi a voler sottolineare che nonostante ciò si mettono in piedi delle cose che vanno in televisione, che vanno anche sui vari canali in streaming, no? Delle varie piattaforme che esistono oggi, ma sotto forma di non concerto, cioè ribadendo che però lo spettacolo dal vivo è vivo solo se si fa con le persone fisicamente nella location dove appunto viene messa in scena la rappresentazione, qualsiasi essa sia. Quindi ben venga il non concerto per dimostrare ancora di più che il vero concerto che si fa con la gente. Cioè io l'unica tipologia di spettacolo dal vivo che riesco a vedere è quello col pubblico presente in sala. Se no è spettacolo è morto. Certo. Io non lo voglio proprio ipotizzare, no? Francesco, presso il Teatro Lenni c'è anche una pizzeria, lo dicevamo prima. Qual è invece secondo te la situazione della ristorazione, che comunque pure sta avendo le sue batoste, aprono, chiudono, insomma c'è un po' di incertezza anche in questo settore? Io sono 15 anni che faccio l'imprenditore, con quest'anno 16, inizio il 16° anno, di cui 11 spesi nel teatro, nello spettacolo dal vivo e 16 appunto nella ristorazione. E se avessi saputo 16 anni fa, le due categorie maggiormente colpite insieme a quelle dell'intrattenimento in generale, anche del fitness e roba varia, la situazione è criticissima, perché ecco, grazie anche al cinema, al teatro, di indotto si lavorava con la ristorazione, perché in un complesso dove si è legato a delle strutture di intrattenimento è logico che la maggior parte della clientela proviene appunto da quelle situazioni. Parlano addirittura che da sabato, dal 16, non sarà possibile neanche più fare l'asporto dopo le 18, di male in peggio, invece di andare a migliorare, si è a peggiorare a questo punto. Guarda, io è come se mi fossi messo offline dal punto di vista imprenditoriale, nel senso che penso solo ed esclusivamente a lungo termine, cioè io guardo fra 6 mesi, fra 8 mesi, dove immagino, perché sennò sta venendo la fine del mondo, immagino che sia finito tutto. Quindi sia dal punto di vista teatrale, dal punto di vista della ristorazione, io oggi, seppure ci consentiranno di aprire con le restrizioni, con le cose, lo faccio soprattutto per tenermi in allenamento, tenere la mente impegnata, il fisico impegnato, garantire a una serie di collaboratori di poter lavorare, garantire il lavoro. Però io fisicamente sono proiettato già al prossimo autunno, perché almeno le previsioni questo dicono, sperando che ci azzecchino stavolta. Immagino di ripartire allora. Oggi ormai non seguo manco più di PCM, cioè nel senso, una volta che l'hanno tutte le indiscrezioni, le cose che si sentono, che forse si apre, non si apre, alle 18, alle 19, 2 persone sì, 3 no, 1 metro di distanza, 1,5 metri, quando esce il DPCM mi adeguo, ma già so che è un momento complicato, difficile, lo affronto senza angosciarmi più di tanto, perché se si riflette sulla situazione attuale, il problema poi diventa, ripeto, quello là psicologico, psicofisico, che sinceramente serve tanto per riprenderci poi quando tutto tornerà alla normalità. Cioè bisogna accumulare oggi energie per metterle in campo poi tra 6 mesi, spero. Francesco, io sono in chiusura, vorrei che tu facessi un appello, se te la senti, alle istituzioni, a nome naturalmente della tua categoria, se c'è qualcosa che è opportuno fare di intervenire in questi settori, come ne dicevamo appunto durante l'intervista. E visto che siamo a inizio anno, anche un augurio che vuoi fare a tutti noi, mi ci metto anch'io, del nostro comparto e quindi anche a tutti i tuoi colleghi imprenditori o comunque personaggi del mondo dello spettacolo. Allora, l'appello è sicuramente quello là di soprattutto le eventuali ricchezze che lo Stato, di cui lo Stato ha a disposizione, di distribuirle soprattutto in maniera
equa, guardando a quello che è stato il percorso, il recente passato di una qualsiasi attività, quindi distribuire la ricchezza che esiste in maniera equa. Questo è quello che mi sento di dire, senza fare più di tanto polemiche, ma già questo sarebbe un enorme risultato. E poi l'augurio è quello che diciamo un po' che dicevo prima, raccogliamo e accumuliamo tante energie, non demordiamo, non lasciamo mai assolutamente la presa, siamo lì sul pezzo, riposiamoci tra virgolette, ma contestualmente pensiamo già cosa fare, perché sono certo ci sarà una ripresa che sarà luminosa, importante, la gente ha tanta voglia di tornare a teatro, di uscire, di stare insieme, di emozionarsi, e quindi noi abbiamo il dovere di prepararci per questa ripresa e di offrire così poi al nostro pubblico, alla gente, per in qualsiasi tipologia in qualsiasi sia il tuo ruolo, quindi che sia l'attore, che sia il produttore, il gestore del teatro, tutte le manovalanze che girano intorno, di farci trovare pronti e di offrire il 300%, cioè quello che hanno perso e che non abbiamo avuto la possibilità di dare, lo dobbiamo dare con gli interessi. Quindi dobbiamo recuperare e offrire il massimo al pubblico. Francesco, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per queste importanti informazioni e contributi che tu naturalmente hai dato anche ai nostri telespettatori. Ti ringrazio a nome di Napoli TV, ti auguro naturalmente una buona raccolta di energia, un buon lavoro al più presto, speriamo di riaccendere presto le luci e di riaprire dunque il sipario anche a teatro. No, ma grazie a voi per lo spazio e forza, ce la faremo e ripeto, sarà un futuro molto molto luminoso. E allora grazie all'imprenditore Francesco Scarano, buon proseguimento di giornata anche a voi che ci avete seguito. Arrivederci.